La scuola non è una questione che riguarda soltanto coloro che vanno a scuola, ma deve riguardare tutto il paese. Non c'è possibilità di ripresa, di rilancio, di innovazione del paese se non si investono non soltanto risorse finanziarie, ma tutte le nostre risorse umane sulla scuola. Oggi è 8 marzo. 8 marzo, lo ricordo, è la giornata non soltanto delle donne, ma anche di tutte le donne che sono parte della nostra scuola e sono la parte fondante della nostra scuola. A loro e a tutte le famiglie va data la risposta che lei, Gianna, mi ha posto. Che cosa succede? Innanzitutto mi permette di dire che quando in sede di governo abbiamo dovuto prendere questa decisione, scritta nel DPCM, non è stata una decisione che abbiamo preso con leggerezza, difficile ma molto responsabile, perché non siamo alla terza puntata di quello che abbiamo visto prima. La variante inglese colpisce anche i bambini e questo l'abbiamo visto e ci è stato detto in maniera molto chiara, l'aumento rapidissimo dei contagi, soprattutto dei più giovani, è quello che noi abbiamo avuto di fronte e su cui abbiamo dovuto agire. Che cosa succederà nei prossimi mesi? Come nelle pandemie abbiamo due scenari. Se siamo in grado in questo momento, responsabilmente, tutti, in ogni momento della giornata, di assumerci l'onere, anche nei diversi modi, di fare squadra insieme contro la pandemia si ferma. Se invece questo non viene preso in tutto il senso dovuto, questa continua. Allora, alla domanda che lei mi fa, arriverà fino a Pasqua, se stiamo tutti insieme sì, se ognuno in ogni momento si assume le proprie responsabilità, lo faremo. Lo facciamo per i nostri bambini e quindi dobbiamo farlo insieme. Questo insieme è la risposta più forte che noi possiamo dare, perché questo è il modo in cui rimettiamo la scuola al centro della nostra comunità. Su questo il governo sta facendo, da una parte, questo forte intervento per quanto riguarda l'appoggio alle famiglie e il sostegno alle famiglie. Con il prossimo decreto noi siamo d'accordo tutti di dare un sostegno reale alle famiglie, ma lo dobbiamo fare anche dando un sostegno reale. Noi stiamo cercando, anzi abbiamo trovato le risorse, non stiamo cercando, le abbiamo le risorse anche dentro questo Ministero per sorreggere ancora la scuola. La scuola è e deve essere percepita come il punto di riferimento e quindi anche un sostegno non soltanto per sanificare continuamente le scuole perché sia il punto di riferimento, perché io spero che si possa non solo continuare con una formazione a distanza che non venga vista come alternativa alla presenza, ma sempre più integrativa, con la possibilità di dare ai nostri ragazzi e ai nostri insegnanti quella capacità di apprendere, prima il professor Berlinguer diceva, apprendere vuol dire anche essere capaci di usare tutti gli strumenti della nostra epoca e non esserne usati. E dall'altra parte però l'idea di una scuola che rimanga e debba essere il luogo più sicuro e quindi quello in cui riferirsi e stiamo lavorando per capire come poter, appena la pandemia avrà permesso a noi di affrontare l'ultima curva, e noi contiamo che sia l'ultima curva, di poter riportare in presenza innanzitutto non soltanto i ragazzi più fragili, perché questi devono andare fin d'ora, ma anche quei gruppi che intorno ai ragazzi più fragili possono ricostituire il nucleo fondante delle comunità. I ragazzi più fragili, lei sa, ci siamo garantiti che possono essere fin d'ora. Ma dobbiamo quanto prima accompagnarli anche con dei nuclei che permettono quel lavoro di integrazione su cui abbiamo finora creduto. Quindi alla domanda che lei mi ha fatto in maniera puntuale, Gianna, io le rispondo in maniera altrettanto puntuale. Il governo ha assunto una difficile decisione, ma era necessaria, perché la pandemia sta, diversamente da quella precedente, questa pandemia inglese non risparmia i nostri bambini. Secondo, se tutti saremo insieme, riusciremo in tempi ragionevoli a vincere anche questa battaglia. Se invece cominciamo a dividerci, cominciamo a metterci gli uno contro gli altri, beh, allora questo
dovremmo trovare dei responsabili, non potremmo che essere un paese che di fronte alle grandi emergenze non riesce a essere unito. Ma noi siamo uniti e lo abbiamo dimostrato. E a fronte di questo c'è sicuramente quel tema che pone il professor Berlinguer, il ministro Berlinguer e la ministra Fedeli. Da qui possiamo cominciare a ragionare su una scuola che sia la scuola dell'apprendimento, quindi una scuola di un diritto per ognuno e per tutti.